come capo dell'opposizione, è come uomo contrapposto a Carlo. Il nostro sindaco meritava questo. Contrapposto a Carlo no, sono un rappresentante dell'opposizione, sono ruoli politici diversi, ma restiamo sempre amici. E questa circostanza è una circostanza triste, purtroppo, che poteva capitare a chiunque, per cui sono atti vandalici che vanno perseguiti. C'è bisogno quindi di una maggiore attenzione sul territorio per evitare che queste cose possano ripetersi. Soprattutto gli ultimi accadimenti fanno riflettere. La piena solidarietà a Carlo, la piena solidarietà anche agli altri che sono stati colpiti da questi episodi, da parte di tutta l'opposizione, da parte della coalizione No la Domani. Occorre tuttavia mettere in campo delle azioni concrete. Da tempo si sta parlando della caserma dei carabinieri a Nola, bisogna fare in modo che le istituzioni politiche possano essere determinanti perché la caserma possa ritornare a Nola, assicurare un maggiore livello di sicurezza per tutti i cittadini, per tutta la comunità. Ma oggi non è mai successo, no? Non è mai successo, sono episodi che si stanno verificando in quest'ultimo periodo. Vedremo quali saranno le evoluzioni, le indagini in corso. Intanto c'è bisogno però da parte nostra di essere compatti e soprattutto, ripeto, di fare in modo che possa ritornare la sicurezza, in particolare le forze dell'ordine possano essere più presenti. C'è stata una presenza compatta, massiccia, dei consiglieri comunali, certo, di maggioranza e di opposizione. Piena solidarietà per questo fatto, c'è stata una presenza massiccia, ma perché gli episodi lo richiedono, ripeto, può capitare a chiunque e, insomma, il ruolo della politica deve essere comunque salvaguardato, preservato.